Radio Radicale, siamo con Giuseppe Bellachioma, capogruppo della Lega in Commissione Bilancio, per parlare del dibattito sul MES. Allora, io le ho chiesto un'intervista perché lei, insomma, il 6 marzo scorso era stato il primo, quindi quasi un anno fa, a lanciare l'allarme sul MES, quasi inascoltato da nessuno. Allora, come ha trovato il dibattito di oggi e cosa è cambiato da allora a suo modo di vedere? Ma in realtà non è cambiato assolutamente nulla, perché le criticità che io lessi nel trattato di riforma, individuate nel trattato di riforma, sono le criticità che oggi sono state oggetto di un serrato dibattito e che hanno portato alla conseguenza di una condizione di confusione e anche di assurdità per come è stato trattato questa vicenda. L'Italia aveva occasione di avere un ruolo importantissimo per quanto riguarda il MES, per quanto riguarda tutto ciò che il trattato di riforma prevede. Purtroppo ne stiamo uscendo con le ossa rotte per una inconcludente incapacità da parte della maggioranza di questo momento e soprattutto della incomprensibile azione sia del Presidente del Consiglio Conte che del Ministro Gualtieri, che contravvenendo a quanto era stato da loro indicato dal Parlamento con la famosa risoluzione Molinari 2 del 19 giugno, hanno fatto quello che non dovevano fare, cioè hanno chiuso un accordo che non andava chiuso, un accordo che per il solo fatto, dico solo questo, per il solo fatto che si parli di cambiare il meccanismo voto per chi possiede i titoli di Stato, rendendo più facile una ristrutturazione del debito pubblico, determina contestualmente il fatto di dire: ma se lo hanno previsto, significa che questa cosa accadrà. Quindi noi partecipiamo ad questo organismo intergovernativo, che in realtà è una banca. Il MES è una banca, alla fine, in cui siamo azionisti, in cui siamo obbligati per gli accordi presi a versare una quota del capitale, 125 miliardi. Tra l'altro, tra le pieghe di quel trattato, in piccolo, c'era scritto una cosa molto semplice, che qualora il MES avesse immediato bisogno di fondi per fare un intervento in uno dei paesi di cui ne fanno parte, i Paesi membri sono obbligati al versamento con breve preavviso. Cioè, significa che noi ci potremmo ritrovarci dalla sera alla mattina a dover versare i 111 miliardi che mancano per completare la capitalizzazione del nostro intervento sul MES, e con quali soldi? Con i soldi degli italiani, come facendo debito pubblico. Ora, parliamo di un qualcosa che è pari a 22,2 miliardi di euro l'anno, che sono praticamente 5 volte le clausole di stabilizzazione dell'IVA di quest'anno. Cioè, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Tra l'altro, la cosa che più mi preoccupava, che preoccupa, che è uscita e che preoccupa chi ha trovato delle criticità e chi ha contestato questo il meccanismo europeo di stabilità, non è soltanto questo, ma che secondo noi nell'accordo c'è stato un altro accordo, e cioè praticamente così come la Germania aveva indicato tramite il suo ministro delle finanze Scholz, l'accordo era che comunque sia noi avremmo firmato questo trattato e avremmo dato la possibilità comunque al MES di determinare una ponderazione dei rischi dei nostri titoli, cioè come mettere un rating sui titoli di Stato. Mettere un rating sui titoli di Stato significa rendere meno appetibili i nostri BOT, i nostri BTP, perché è una cosa che non si è mai vista, è una cosa che non si è mai fatta. Perché oggi avete gridato contro l'IVA Quartapelle? Non so se l'ha fatto anche lei, non lo voglio sapere. No, ma perché? Ma perché adesso è normale che chi si trova con l'acqua alla gola scarica le responsabilità sulla Lega. Ovviamente, io dico questo, il grido di allarme è arrivato nel momento esatto in cui lo stesso Visco, Patuelli, presidente dell'ABI, e altri economisti hanno ravvisato in questo trattato di riforma il pericolo per le nostre banche e per i nostri risparmiatori italiani. Ora, voglio dire, nel momento in cui
questa cosa viene fuori, emerge una criticità che potrebbe veramente mettere a repentaglio il debito sovrano dell'Italia, beh, voglio dire, è normale che noi ci vogliamo vedere chiaro. È vero che la Lega era al governo con i 5 Stelle, ma che è anche vero che la Lega non ha dato il mandato a Conte di chiudere gli accordi. Ma qui qualcuno dice cose non vere, perché Gualtieri in audizione dice l'accordo è chiuso, non è emendabile e finisce qui la storia. Conte viene a riferire pochi giorni fa in Parlamento e dice che comunque c'è la possibilità di fare modifiche al trattato. Dopo mezz'ora Centeno, il presidente del loro gruppo, lo smentisce dicendo: mi dispiace, l'accordo è stato già preso, manca solo la ratifica. Ora lo rinviamo. Vabbè, questo è il governo del rinvio, sulla manovra c'è il rinvio, sul decreto fiscale c'è il rinvio, sul MES c'è il rinvio, lo rinviamo, ma tanto questa cosa tornerà entro marzo e su questa cosa ci dovremo riconfrontare e dovremo anche capire bene. Noi abbiamo la sensazione che si siano svendute le nostre banche, i nostri risparmiatori italiani a favore di che cosa? A favore di una maggiore facilità di ristrutturazione del debito pubblico qualora l'Italia richiedesse al MES un intervento. Dicono: vabbè, ma il nostro debito è sostenibile, ok, adesso, ma magari fra 2-3 anni non lo sarà più, potremmo avere bisogno di un qualcosa in cui noi partecipiamo per dare aiuto agli altri. Io dissi a marzo e lo ripeto oggi: questa roba serve per salvare le banche tedesche, soprattutto banche che hanno in pancia, porto un dato che... titoli tossici, come dice oggi Milano, sì, Finanza. Esatto, allora, la Deutsche Bank in questo momento possiede 54,7 trilioni di euro di derivati tossici. Tenete conto che 54,7 milioni di euro corrispondono a 20 volte il PIL della Germania e a 5,6 volte il PIL dell'intera Unione Europea. Quindi facciamo parte di una famiglia in cui, se la Germania servono soldi, loro sono nelle condizioni di poterle avere, perché ovviamente hanno i conti in ordine. Qualora dovesse essere lo Stato italiano a aver bisogno, per situazioni di difficoltà economiche e finanziarie, di come può dire, aver bisogno di un sostegno finanziario, beh, insomma, questa cosa il MES non è che dice non ve li diamo, ve li diamo, però dovete fare questo, questo, questo e questo. E la cosa più preoccupante è appunto il discorso della salvaguardia dei risparmiatori, perché prima, cioè, con il vecchio trattato c'era una doppia votazione in caso di ristrutturazione del debito, e cioè prima votavano tutti i possessori e poi i possessori dei titoli delle singole emissioni. Adesso, con queste famose single limb, quindi con un'unica votazione, si rende più immediato e più facile una ristrutturazione del debito, dove praticamente a chi possiede i titoli di Stato si possono dire due cose: la prima, o vi allunghiamo le scadenze di questi titoli, oppure vi decurtiamo il valore del titolo del 25, del 30, del 40%. Ovviamente già il solo fatto che se ne parli scoraggia l'investitore, gli istituti finanziari e anche tutti coloro che operano nel mondo finanziario, soprattutto in acquisto di titoli di Stato, a procedere ad ulteriori acquisti. Grazie come sempre a Giuseppe Bellachioma, capogruppo in Commissione Bilancio della Lega.